Ciao. Ciao Red. Ciao. Marco ciao. Magnani. Marco? Magnani, ciao Red. Allora, buongiorno Marco. Lei Magnani. È la mia fidanzata Daniela Pelicciotta. Ma cioè canta lei? No. Cosa fa lei? Guarda? Mi guarda, se posso. Ah, okay. È l'ultimo? È l'ultimo. Ah, ok. L'ultimo. Allora, Marco Magnani, di dove sei Marco? Di Torino. Allora, Marco Magnani. Magnani di Torino. Vedo che hai fatto un disco. Sì. Socia, mi sembri un uscito dal Medioevo, sembri. È vero, gliel'ho detto anch'io. Sembra uno di quei qua del Medioevo, sai quei film abbastanza inquietanti? Un po' vampirico. Sì, cioè. Anche. No, c'è quel nobile decaduto. Sì. Hai capito? Buono. Allora, perché sai perché cosa faccio io? Cosa, nel mio remerdorio cosa combino? Io adoro Baudelaire, Charles Baudelaire. E quindi ho musicato le sue poesie. E queste qui sono le poesie di Charles Baudelaire? Sono le poesie di Charles Baudelaire, del primo capitolo, Idea le Spleen, e l'ho musicato e ne ho creato un concept album. Questo è un concept album di Charles Baudelaire? Sì, sì. E quindi, niente, io per la mia passione ho creato fammi questa cosa. Fammi sentire una. Un'acustica, tanto poi ci sì, ti faccio sentire una canzone che si chiama Profumo Esotico, proprio una poesia sua. Di Charles Baudelaire? Di Charles Baudelaire. Vediamo se riesco a rovinare tutto. In una calda sera d'autunno respirerò i soli dai tuoi seni. Un'isola indolente, la natura di un incanto, e frutti saporiti e strani alberi. Seguo la scia, profumo esotico, un vago verso climi incantevoli. Guardo schietto delle loro donne in pavido esotico, profumo esotico. Felici, la vita sta svolgendosi sotto un sole monotono. Fuochi abbaglianti tra i verdi tamarindi, respiro il tuo profumo esotico. Seguo la scia, profumo esotico, vago verso climi incantevoli. Sono i live questa la uso, esatto, quindi è la tua storia. Questa è la tua storia. Che amava Baudelaire anche lui. Sì, perché lui amava la poesia decadente, quindi Charles Rimbaud, Charles Baudelaire. Allora, tu cosa fai nella vita? Io faccio l'odontotecnico, mi sì. mantengo facendo l'odontotecnico. Perfetto. E questo. Ma fai dei live anche? O sì, fai... sì, 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 no, io faccio... Ma come con un gruppo? Con una band che ho formato, un batterista che doveva essere qui oggi ma non ha potuto, e ha 16 anni. Quindi adora Baudelaire anche lui, è il figlio che non ho mai avuto, è praticamente. Bravissimo, è un genio. Adora i Genesis. In due secondi vi spiego, la batteria deve essere così, la sento allora, così. Senti, hai una ragazza che ti ama, sì. che canta insieme a te. Cioè, sei folle completamente. Red. Non pigli i soldi.
Cioè, chi è più felice di te? Sì. Ti diverti, fai sì, cose. Sì. Cioè, cosa vuoi? Poi oggi ho finalmente t'ho conosciuto, perché tanti anni che volevo conoscerti. Poi tra una cosa e l'altra, niente. E niente, mi sono molto emozionato. Questo non te lo do assolutamente, perché sono curioso. È tuo quello, qui, è tuo. Mi attira molto. Ti dico solo, ti do questo input. Parla di un dandy di Torino. Di Torino, insomma, io descrivo delle cose che ho vissuto, che ne combina i cotte di crude, e quindi c'è proprio una storia dietro. Chiaramente prima di incontrare lei. Sì, sì, assolutamente, perché lei fa parte del terzo disco, perché sono 6 dischi che devo far uscire. Il secondo uscirà adesso, di 18 canzoni, sì, e il terzo sarà lei, il suo, che è quello più divino, perché Baudelaire aveva tutto un suo, a mio avviso, aveva creato un percorso spirituale. Cioè lei è la tua salvezza. Sì, sì. Sì, si vede, guarda che, che angelo. Guarda che roba, sì. Sappi che... Io credo che questa non è l'unica vita che viviamo, quindi quello anch'io. Che tu fai per lui ti conquista i punti di qualità per la prossima. lo spero, grazie. Grande. Ciao. Grande. Ciao. Grazie mille. Ciao, buona serata e buona continuazione. Grazie.